Ciao a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti e bentornati sul mio canale. Oggi continuiamo la costruzione dell'armatura di Iron Man numero 42. Andiamo a vedere subito i componenti. Allora, vediamo i componenti. Allora, abbiamo la protezione posteriore della gamba, metallo, molto ben rifinita. È dettagliata. Poi abbiamo la protezione del tallone in plastica questa volta. Ed infine la piastra di supporto. E poi abbiamo due dischi di attrito in plastica. Allora, vediamo la prima fase, cosa c'è da fare. Allora, dobbiamo posizionare la protezione del tallone in questo modo e dobbiamo alloggiare la protezione del tallone all'interno della protezione, come mostrato. Vediamo in questo modo, semplicemente appoggiandola così. Dopo dobbiamo mettere la piastra di supporto del tallone sopra, così, molto semplice, dove ci sono i buchi, senza far cadere niente. Infine dobbiamo mettere due viti EM. Vediamo se riusciamo. Allora, appoggiamo così. Prendiamo un cacciavite magnetico. Cominciamo a stringere il supporto. Ecco qua. Prendiamo un'altra vite. Facciamo lo stesso da questo lato. Ok, stringiamo fin quando la nostra piastra sarà ben salda. Ecco qua. Ok, prendiamo un altro cacciavite, vediamo se riusciamo a fare meglio. Vedete che ancora si muove, dobbiamo stringere ancora. Quindi armiamoci di pazienza. Ecco quando non balla più. Limite, prendiamo un altro cacciavite. Il suo questa volta. Ok. Perfetto, direi che ci siamo. Adesso proviamo a vedere se funziona perfettamente. Direi che già tiene. Non è il massimo, ma direi che va bene. Ok, prossimo passaggio, seconda fase. Prendiamo la nostra gamba che abbiamo finito di assemblare in uscita 41, la posizioniamo in questo modo. Così, e prima giriamo la pagina,
Ok. Prendiamo il gruppo che abbiamo assemblato nella fase 1. La incastriamo nella parte superiore della gamba. Cioè, qua. Vediamo se riusciamo al primo tentativo. Sì. Praticamente dobbiamo incastrarlo dove ci sono i buchi. Così, con molta delicatezza. Vedete? Questa parte va bene, questa parte ancora non ci siamo. Dobbiamo fare un po' di sforzo, ecco. Direi che non è massimo. Ecco qua. Ci siamo. Questo è il momento che deve fare, ma però prima dobbiamo mettere i due dischi di attrito, che sono questi. Faccio vedere. Prendere con una pinzetta. Vedete? Dobbiamo mettere in questo buco qui. E dopo ci va. Allora, la nostra vite. Ecco qua. Aiutiamoci con la pinzetta. C'è? Sì, c'è. Prendiamo la nostra bella vite. Cominciamo a stringere. Cacciavite calamitato. Ecco qua. Cominciamo a stringere. Ok, forse no. Allora, prendiamo il cacciavite più grosso, vediamo se con questo riusciamo. Direi di sì. Ok, giriamo la nostra gamba, facciamo lo stesso da questa parte. Prendiamo il disco di attrito. Nostro cacciavite calamitato con la vite, perché non va bene questo qua, e cominciamo a stringere qua sopra. Ok, stringiamo col cacciavite nero. Magari lo prendiamo in mano. Cominciamo a stringere più che possiamo. Ok. Controlliamo l'altro lato. Ok. Adesso proveremo se si muove correttamente.
Allora, facciamo un movimento, ecco qua. È come se ci fosse un pistone qua che fa muovere tutto. Praticamente. E questo si muove anche. Direi che ci siamo. Anche se qua si toglie un po' di vernice. Vedete qua? Ben normale. Deve essere così. Direi che è perfetto. Questo è copri tallone. Direi che ci siamo quasi. Ok, perfetto. Mettiamo da parte. Farò vedere qua l'esploso. Molto semplice. E questo è il risultato finale. Ok, questa è la nostra gamba che non entra neanche nell'inquadratura. Ecco qua. Per questo video è tutto. Grazie per la visione. A presto. Ciao!